5 giorni di film, 5 giorni di red carpet e infine 5 giudizi diversi. No, in realtà saranno solo 3 per 3 film che secondo me sono tra i più belli di questo festival. Tra la migliore commedia, premio Ugo Tognazzi, secondo me il premio andrebbe ad una produzione peruviana e brasiliana di un regista eccezionale nella commedia che è Adrián Sava. Il film è Eresión de Toribio Bardelli, già il nome e il titolo di tutto il programma. Una famiglia disfunzionale, 3 figli con problemi sia di handicap che di transizione e tante risate a suon di Viagra e a suon di prostitute. Per quanto riguarda invece la miglior opera prima, VNR, PNR, Paripà, io direi che come opera prima sceglierei sicuramente Mother Cop di Niklas Larsson. Perché? Perché è una produzione di tipo svedese, come l'IKEA, come i paesi del freddo, ma soprattutto come un film che è stato capace di scavare all'interno dei sentimenti in un mobilificio dove ci sono dinamiche di relazioni molto particolari, in particolare rapporti problematici con le madri. E quindi è un film che va visto e che è oltretutto una produzione anche dove c'è un pochino di, anzi moltissimo, Stati Uniti. Quanto riguarda invece il Progressive, qui c'è tanto da scegliere. Il concorso Progressive, che sono delle visioni del mondo, ci porta direttamente, secondo me, in una produzione che è un pugno allo stomaco. Daddy's Problem of Living, di Temu Miki. Beh, commedia non la definirei, sicuramente un thriller psicologico che affronta il tema del gioco, d'azzardo, delle scommesse online e soprattutto delle famose challenge. Quindi tutto questo però con una macchina eccezionale, ovvero una mitica e sicurissima Volvo che diventa anche un carro funebre. Bene, è tutto da Festival di Roma, Maria Cristina Mancini, qui.press e i miei consigli.